Qualche giorno fa IRPET ha organizzato un convegno sulla formazione professionale. Lo stesso presidente Enrico Rossi ha parlato di una nuova formazione professionale. Noi abbiamo dei livelli di istruzione insoddisfacenti e questo è un primo problema che va aggredito, e poi c'è un secondo problema, che c'è una forte distanza fra il mondo della formazione, quindi della scuola, dell'università, ma anche in generale della sua formazione nel complesso, e il mondo del lavoro. Noi dobbiamo quindi assolutamente rilanciare quelle che sono le competenze e la formazione in natura vocazionale. L'istruzione tecnica professionale è un importante investimento. L'istruzione tecnica e professionale non lascia nessuno per strada, cioè garantisce competenze minime a chi altrimenti in un contesto più di stampo generalista non le acquisirebbe. Ovvero, la volgata è quella che la formazione professionale non serve, è sempre uno spreco. Vi sono però anche esempi e casi in cui invece la formazione professionale aumenta le probabilità occupazionali. Certo, non per tutti, non tutti i corsi ad esempio di formazione professionale e non per tutti gli utenti, ma casi positivi ve ne sono e vanno segnalate. Un importante elemento è quello di valutare, di fare un rating per esempio delle agenzie formative per un obiettivo di trasparenza. Lo deve fare la regione, naturalmente la regione toscana, perché l'utente che si forma deve sapere, come dire, la capacità dell'agenzia a cui si rivolge, delle istituzioni a cui si rivolge nel collocare i propri soggetti, e poi devono essere approntati meccanismi di finanziamento premiali che siano in grado quindi di finanziare, di aiutare e premiare appunto le agenzie che sono in grado di collocare meglio. Ancora oggi, diciamo, in Toscana c'è un 20% ad esempio di corsi di formazione che non ha, garantisce sbocchi, diciamo, a nessuno come dire, dei formati. Questo è un dato che va assolutamente cancellato.